Già siamo, vedi la lucetta, vai. Allora, buonasera a tutti. Siamo venuti stasera per presentare l'ultimo libro, l'ultima fatica della dottoressa Paola Cosmacini, che ci presenterà Un legame sottile. E questo è un libro che io vi confesso non ho ancora letto, ma lo leggerò subito perché mi ha subito preso l'attenzione. E si tratta di un saggio storico di medicina e storia della medicina, però realizzato come un romanzo, quindi sarà interessantissimo da leggere. Il primo aspetto che ha subito catturato la mia attenzione, la mia curiosità, è che un medico, in particolare un medico radiologo, ci parlerà di un libro della storia dell'ostetricia. E questo è chiaro che per chi come me non è un medico, ha sempre considerato l'ostetricia una branca di medicina, forse, scusatemi il termine, anche un po' più semplice. Io ho sempre pensato che l'atto del nascere sia una cosa assolutamente naturale, in cui certo l'aiuto di personale specializzato, anche medico e tutto il resto, è solo di supporto, e quindi fin dall'antichità gli animali continuano a partorire senza supporto. Io ho sempre pensato che fosse un atto molto naturale. E invece la dottoressa... Le donne non sono animali, è vero. Però l'uomo è un animale, è l'uomo inteso come cosa è comunque un animale. Una specie. Intesa come razza, una specie animale. No? E quindi a questo punto ci spiegherà direttamente l'autrice come il perché di questa scelta dell'ostetricia. Allora, grazie. Buonasera, ringrazio moltissimo il Circolo Svizzero che ospita questa presentazione e ringrazio i colleghi, il dottore Stefano Degli Abbati che aiuta nella presentazione e il presidente del Circolo Svizzero di Roma, dottor Fabio Traerbi. Il mio libro mi chiedeva per il venire al mondo, ma il venire al mondo sembra la cosa più semplice del mondo, ma non è così, non è così. Io ho deciso di scrivere questo libro un po' quasi per caso, ho incontrato prima di tutto la figura di Madame Boivin. Questo libro ha come sottotitolo Madame Boivin, Monsieur Tarnier e l'ostetricia, e sono due figure che sono vissute nell'Ottocento in Francia e a Parigi. Madame Boivin nasce alla fine del Settecento e muore a metà dell'Ottocento, Monsieur Tarnier vive nell'Ottocento. E ho iniziato a studiare la figura Madame Marianne Boivin e l'ho incontrata per caso e ho trovato la sua figura, ho trovato il suo lavoro molto forte, molto all'avanguardia. Una donna molto impegnata in questo lavoro, mestiere di levatrice, che a Parigi in quegli anni era molto difficile. Dicevo, non è così semplice venire al mondo, certo oggi, non all'epoca in cui scrivo, e forse alla fine, dopo gli studi che ho fatto per scrivere questo libro, mi sono detta, forse l'ho scritto anche un po' per me, l'ho scritto per quelle donne che negli anni hanno vissuto dei parti dolorosi e sono morte di parto. Questa cosa me la sono probabilmente stato un motore che ha portato a scrivere, ecco, e a studiare queste due figure. Di levatrice e di medico. Di levatrice, ma vedremo che poi anche lei fu medico. Ma che legame c'è con l'aspetto dell'ostetricia e perché proprio in Francia? Abbiamo deciso di chiamare questo libro, di dargli un titolo, Un legame sottile, perché per le due figure sono legate. Quindi in modo non forte, ma in maniera sottile, anche se hanno lavorato nello stesso campo, perché Monsieur Tarnier, che è venuto dopo, non ha tenuto tanto da conto e tenuto presente il lavoro di Madame Boivin, che era sicuramente ostetrica, sage-femme, ma che poi è diventata medico, proprio perché in Francia non è
non è stata riconosciuta la sua laurea che le viene data dall'Università di Marburgo, e quindi il legame ci fu, ma fu un legame sottile perché il mondo maschile non riconobbe l'operato femminile. Ho cercato di lavorare in questo libro su più piani, quindi un piano sicuramente è quello dell'ostetricia, un piano è quello del maschile e femminile, un piano è quello della storia delle donne, quindi storia che in questo caso sono protagoniste in tutto e per tutto, quindi che come levatrici, come medico, ma anche come donne che partoriscono. Quindi. Ma questo libro, mi scusi la domanda, nasce in corsia? Cioè un medico che pratica la professione, da dove gli viene l'idea di scrivere un libro di medicina? Dalla pratica costante giornaliera? Ti fa delle domande circa l'origine di alcune pratiche? Deriva da questo, lo chiedo anche a Stefano, che è il presente in questo momento, Stefano Gabbardi, è anche oltre a essere medico, anche lui scrittore. Sì, ma nel caso di Paola è questo che stai toccando, è l'aspetto forse più interessante, che facciamo un po' come la logica del carciofo, piano piano ci arriviamo al cuore. La tengo presente questa tua sollecitazione e la riprenderemo fra poco. Per non lasciar passare un fatto, un dato, a proposito del nascere, riflettiamo insieme con Paola, che ci ha dati molto più precisi di quelli che possiamo avere noi così a livello immaginario, come è cambiata la mortalità femminile nel parto, no? E i numeri dei bambini nati morti e delle donne morte di parto, come è cambiato questo, no? In tanti anni. Quindi a proposito del facile e difficile nascere e venire al mondo. Sì, le donne fino all'Ottocento paventavano la morte, cioè per loro era quasi fisiologico, cioè si poteva morire di parto. Adesso non si deve morire di parto. E questo è anche questo è un cuore di questo libro. Era talmente si poteva morire di parto e si poteva morire appena dopo il parto. La febbre puerperale, che tocco perché non posso non toccarla, in questo libro era quella febbre appunto puerperale che arrivava nell'immediato postpartum, perché la ferita era ancora aperta, perché le mani erano sporche, perché gli effetti letterecci erano imbrombati di sangue infetto, e quindi si andava in setticemia e nel giro di pochi giorni si moriva. Quindi se non si moriva durante il parto, perché non si riusciva a dare la spinta o a prendere il feto in modo corretto, poi c'erano le complicanze appunto del postpartum. In questo periodo, quindi parliamo dell'Ottocento, inizia l'ostetricia, e anche questo è uno strato o una scatola che sta all'interno, l'ostetricia diventa specialità, cioè da arte che era nelle mani delle donne, quindi era un'arte di donna per la donna, diventa, e qui parliamo sempre in Francia, siamo in Francia, diventa specialità, diventa scienza. E questo è legato molto alla Rivoluzione Francese, cioè la Rivoluzione Francese ha permesso questo, con una cosa particolare, cioè la medicina si unisce alla chirurgia in quel periodo, e quindi ci sono delle trasformazioni epocali. Sì, pensavo anche a un'altra cosa mentre tu parlavi. Questo nascere con l'ostetrica, un nascere con l'assistenza medica ospedaliera, pensa quanto sta dentro alla storia, alla genealogia, all'albero genealogico di tutti noi. Papà mio è nato a casa, io sono nato in ospedale, cioè abbiamo tutti scritti questa cosa qua dentro, no? E nell'Ottocento è uno snodo fondamentale di cambiamento, perché cominciano ad essere le applicazioni tecnologiche, sì. No? E la strumentazione si arricchisce, insomma, quindi, no, ma io mi domando, che lo chiedo alla storica della medicina a questo punto, anche perché i libri precedenti della dottoressa trattavano proprio addirittura della
medicina nell'antico Egitto, se come si è evoluta, cioè noi adesso questo libro che andiamo a vedere tratta un periodo storico ben preciso, ma prima come si faceva? Grazie Goffredo. Si faceva per un lungo periodo, per un lunghissimo periodo, le donne hanno aiutato le donne, e quindi era il nascere, era una cosa, un evento fisiologico, non patologico come non lo deve essere ancora oggi, anche se l'ospedale tenderebbe a far capire, a far sentire che qualche cosa di diverso succede, e per lungo tempo la donna ha aiutato la donna. Il passaggio, come siamo arrivati a oggi, il passaggio importante è nel Settecento, alla fine del Seicento e all'inizio del Settecento. L'uomo, il chirurgo, vuole entrare nella scena del parto e lo fa attraverso lo strumentario ed è il forcipe, perché il forcipe, che poi ha fatto tanti danni dopo, il forcipe non si può adesso sentire nominare il forcipe, ma il forcipe ha aiutato, è una tenaglia che prendeva il bambino in condizioni, certo ha fatto molti danni, ma ancora l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert spiega alle donne, alla voce forcipe, e chi poteva leggere l'enciclopedia, che il forcipe era molto importante e aiutava. Quindi questo è un momento importante da questo punto, e poi insieme, come dicevo, al fatto che con la rivoluzione francese medicina e chirurgia sono andate insieme, si sono sovrapposte, proprio perché il chirurgo non poteva non essere un medico, perché aveva bisogno di studi superiori, il chirurgo era un barbiere, il chirurgo era una figura di secondo piano, e il medico non poteva non fare il chirurgo, perché dall'inizio dell'Ottocento doveva sperimentare, doveva andare alla clinica, è la Oligma Lab, cioè nasce proprio la clinica in questo momento in Francia, e ecco che in questo momento l'ostetricia diventa scienza, e il medico si appropria, chirurgo si appropria dell'ostetricia. Cambia il modo di nascere, cambia. Invece un fatto di curiosità sul libro specifico, ma il legame fra i due protagonisti è solo dato dalla medesima attività, oppure c'è una continuità logica nel lavoro dell'uno sul lavoro dell'altra? C'è una continuità logica, perché Madame Boivin, come ho detto, riceve la laurea in medicina, non è esplicitata questa continuità. Certo è che Madame Boivin ha esercitato la maternité per un certo periodo all'inizio della sua carriera, e Monsieur Tarnier ha esercitato la maternité, quindi c'è anche un punto comune, che è il luogo, che è la maternité di Parigi, la maternité de Port Royal. Tutte e due hanno scritto tantissimo, tutte e due hanno scritto dei libri di scienza, Madame Boivin un manuale di ostetricia, e poi anche un trattato sull'utero e gli annessi. Monsieur Tarnier ha scritto tanti libri di ginecologia e di ostetricia. Madame Boivin ha disegnato anche, i suoi manuali sono ricchi di disegni suoi per far capire alle ostetriche, e far capire anche ai giovani medici che iniziavano allora a studiare questa specialità, che cosa succedeva veramente. E Madame Boivin ha anche sperimentato alcuni strumenti, appunto dicevo l'Ottocento è il secolo della strumentazione, quindi c'è i vari strumenti che lei sperimenta, come il pelvimetro intropelvimetro, cioè interno. E Monsieur Tarnier invece lo ricordiamo per una scoperta molto molto importante, che è la couveuse, quindi la
incubatrice, e quindi questo è la sua invenzione più importante. Ma questo qual è la trama che lega tutto il libro? Lo so che adesso è pure complicato da spiegare in pochi minuti. Mi piacerebbe che fosse questa storia del nascere, la storia di questo periodo dell'ostetricia, che è molto affascinante e che è non alla portata normalmente anche per me, sono state tante cose, le ho scoperte scrivendo e studiando, diventasse più vicino a tutti noi. E quindi comunque è un aspetto avventuroso, perché a quell'epoca comunque la vita di Madame Bovary è molto avventurosa, anche se lei ha studiato e lavorato sempre, ma si è trasferita da Versailles, dove è nata, quando la regina e il re hanno dovuto lasciare Versailles, anche lei ha lasciato Versailles, poi è andata appunto a lavorare a Etampes, poi a Parigi, insomma ha una storia. Monsieur Tarnier, certo, non si viaggiava. Monsieur Tarnier è andato a Edimburgo, sì, perché ha ricevuto anche degli onori e dei grandi applausi all'Università di Edimburgo, quindi è arrivato fino a Edimburgo. Però insomma non si viaggiava, si viaggiava. Ma una donna medico nell'Ottocento era complicato? Cioè era destinata per forza a fare ostetricia oppure poteva diventare un chirurgo? Allora, la prima donna medico in Italia è nel 1877. Le donne medico fino all'Ottocento, fine Ottocento, sono state molto poche, non era previsto lo studio. Le donne, se volevano avere un diploma, il primo diploma è stato proprio quello di ostetrica in Francia, e quindi questo era il mestiere. L'Ottocento poi è un secolo che ha confinato la donna, relegato la donna in casa, mentre il Settecento, con la fine del Settecento, c'erano state delle movimenti di pensiero che avevano, e di politici, di azione, che avevano portato la donna a essere protagonista, a diventare protagonista. Penso a Olympe de Gouges, che è sconosciuta, poco conosciuta, ma che è questa donna che in Francia, poi è stata ghigliottinata, aveva sostenuto l'eguaglianza tra i due sessi. Quindi questo era stato permesso, questo pensiero, alla fine del Settecento, e poi insomma è rientrato, e c'è stato come una battuta d'arresto, e poi ritorneremo al movimento femminista dei nostri della metà del Novecento. Questo è stato studiato bene dalla storia delle donne, quindi è inutile che... Sì, diciamo che il libro parte proprio dalla presenza già delle ostetriche a casa. Delle pazienti, delle mamme, ci stanno già prima, però non riconosciute, non ufficiali, proprio perché non era stato riconosciuta la specialità. E quindi era, come dicevi tu, la stessa curiosità che hai avuto tu all'inizio, era l'approccio della società a quel tipo di situazione. Diceva, beh, si nasce, ci sta l'ostetrica, ci pensa lei, ma niente di particolare, insomma. E invece poi diventa una specializzazione, un'arte vera e propria, no? Che si tramanda, ma si scrive anche, non è più legata alla tradizione orale, ma è legata anche ai testi. Quindi c'è stato il corso per diventare ostetrica, mentre invece magari prima si formava da persona a persona, la donna saggia del villaggio lo trasferiva a quelle altre che venivano dopo diventa diverso. E l'Ottocento in questo è un secolo straordinario, perché c'è questo passaggio da una tradizione antica a un'accelerazione tecnologica. Tutto quello che era stato il pensiero del 600 sulla scienza c'è un'applicazione pratica, lo seguito. Beh, è straordinario da questo punto di vista, no? Allora, una domanda cattiva, poi ti faccio intervenire più cosa, ma tu che l'hai letto, io purtroppo faccio ammenda, lo farò subito, lo leggerò subito questo, perché mi è comunque interessantissimo. Ma tu che l'hai letto, l'hai letto come medico o come scrittore?
Allora, quando si scrive, quando si comincia a scrivere, non si legge più come medico. Ci sta il medico dentro, ma non si legge, perché purtroppo lo scrivere è una febbre, è una cosa che ti prende. Quindi automaticamente quando leggi un libro lo leggi come struttura, come scritto, come è organizzato, come è presentato il personaggio, come questo, e purtroppo è così. A me succede così. Poi, una doppia deformazione professionale. Mia madre dice che io faccio il medico per hobby. quindi, però dico, io l'ho letto in questa maniera. Quello che ha Paola, quello che ha Paola è che rimane una storica della medicina. Cioè, quando si legge un libro di Paola, si legge un libro divulgativo, non ammuffito, non da soffitta, non da biblioteca, però, perché è un libro divulgativo che si legge con una certa facilità, eccetera, però è un libro preciso, un libro di dati, un libro di riferimenti. Di questo, ma gli approfondimenti storici, dove li siete andati a scovare? Dicevo a Stefano, grazie a Alfredo, ma dicevo a Stefano, grazie alla Biblioteca Nazionale di Francia, la BNF, che ha all'interno ha un percorso che si chiama Gallica, e senza iscrizione, ma da casa semplicemente. Io non sono particolarmente abile nella ricerca, quindi sono riuscita a entrare. A un certo punto mi è arrivata una domanda: ma quanto lei vediamo che risponda a questo questionario? Mi hanno beccato e quindi non è che risposto, stai scrivendo è bellissimo, perché loro hanno messo online gratuitamente tutto l'Ottocento e tutta la medicina, i testi di medici, quasi tutti, ci sono Madame Boivin, Monsieur Tarnier, ci sono tutti. E quindi avere, senza andare a Parigi ci siamo andate così per piacere, e sicuramente per andare a vedere e trovare i luoghi dei due protagonisti, ma i testi io li avevo a casa sul mio computer, ecco, quindi li potevo sfogliare. E anche con un motore di ricerca all'interno, quindi potevo anche, se cercavo una parola o cercavo una cosa che mi interessava, potevo anche andarla a trovare. Potevo dire, appunto, alla ricerca, se mettevo la parola forceps, e mi diceva quante volte, dove, a che pagine, quindi lavorare anche su questo. Quindi grandissima Biblioteca Nazionale di Francia. Senti, bisogna rispondere a quella domanda che ha fatto Alfredo prima, assolutamente, perché qui purtroppo viviamo in una società che dimentica con una certa facilità quello che è successo prima, ma tutti quanti noi veniamo da qualcosa che ci precede. Perché tu sei una storica della medicina? Diciamolo questo perché. Per casa? Penso di sì. Per caso o per casa? No, sì, per casa. Ah, per casa, vivo là. L'ha respirato da quando nasce. Sì, mio papà è storico, medico, filosofo, e quindi si occupa di storia della medicina da tanti anni, e io ho sempre studiato storia e medicina ancora prima, insieme a storia al liceo c'era anche sempre il passaggio su storia della medicina. Poi quando ho iniziato a studiare anche medicina insieme, e quindi storia della medicina è andata avanti sempre con il mio con il mio studio e con la mia specialità, poi è radiologia e radioterapia, quindi... Perché non tutti sanno, dobbiamo dirlo, che nel corso di universitario la storia della medicina purtroppo è un complementare. Questa c'entra poco col libro, ma è una mia curiosità personale, ma nella medicina moderna, che siamo abituati a conoscere, speriamo che continui a fare nuove ricerche, ha ancora senso parlare di storia della medicina? Sì, cioè, ancora se io mi domando, la facoltà di medicina ci deve essere il corso di storia, sì, di medicina, non deve essere invece la facoltà di lettere? Dove no, è un subito momento tecnocratico, è un momento in cui la medicina si sta impoverendo della parte, adesso non voglio dire sempre, però insomma stiamo piangendo, questa è la parte, il medico è diventato
sempre più rapido, veloce, non guarda il paziente, eccetera. Ecco, uno studio su quello che è stato, mettersi a studiare su certi modi di essere, di fare, o per avere la lentezza dello studio sul passo della storia della medicina è importante per proprio per riappropriarsi o per appropriarsi di, della storia della nostra. Si diventa anche medici migliori conoscendo la storia, sì. Medici proprio dal punto di vista pratico, perché dentro uno non si rende conto, ma dentro dei passaggi di storia della medicina c'è un pensiero, c'è un metodo, e quindi uno quando approfondisce alcuni passaggi di storia della medicina in realtà non fa altro che approfondire questo metodo indirettamente dentro di lui, perché la medicina ha bisogno di un pensiero, non può essere l'applicazione fredda di un protocollo. Questa è una cosa che ritorna continuamente adesso, no? Questo è il dibattito attuale, e questo è molto pericoloso, perché ritorniamo proprio al libro, c'era una trasmissione da maestro ad allievo, e poi col testo era il maestro che lasciava scritto il suo lascito. Quando non poteva più essere presente, lasciava scritto per molte più persone, perché il libro è stata questa possibilità di moltiplicare la conoscenza, no? Però c'era sempre questo senso del io ti passo una conoscenza. Adesso chi te la passa sta conoscenza? Cioè è una struttura, un sistema da cui tu esci fuori certificato medico, però che sai, una serie di conoscenze che rischiano, non infatti, perché alcuni riescono a farlo nonostante tutto questo passaggio, rischiano però di essere molto tecnicistiche, quello che diceva Paola prima. Quindi il medico di fronte al paziente certe volte potrebbe perdere di vista il totale per vedere in particolare, e questo non va mai bene, no? Anche se il sistema ha bisogno di applicatori, perché i sistemi sono così, non voglio fare il filosofo troppo pignolo, però il sistema ha bisogno di applicatori di schemi, no? di protocolli, però bisogna sottrarsi a questa cosa. Chi può si sottragga, perché almeno mantiene un po' di... Però io adesso voglio fare una domanda, chiederò un attimo all'autrice di tapparsi le orecchie, però lo chiedo all'amico più che al medico. Un non medico il libro lo legge facilmente? Sì. Cioè è un libro anche per noi che non abbiamo, sì, quindi non sappiamo, non abbiamo tempo. Assolutamente, perché... E non ci dobbiamo spaventare da questo punto di vista. Assolutamente, no, assolutamente. Questo... Questa è una domanda che... Questa è una garanzia. Che so che sicuramente allora, per gli amanti di noi si stanno già facendo. Per gli amanti dei libri, questo è un libro edito da Baldini e Castò. Ah sì, lo facciamo vedere. È una casa editrice quasi sacrale, nel senso che fa solo libri belli. Raramente fa, io non conosco. Lo do per l'eccezione alla regola che qualche volta avrà fatto qualche libro brutto, ma sinceramente io non ne conosco dei libri brutti di Baldini e Castò. E non avrebbe mai stampato un libro. Sì, devo dire la verità. Proprio un'ultima cosa anche all'autrice a questo punto. Quanto costa? 17 euro, quindi, benissimo. No, questo è perché poi molti me lo chiedono a me, quindi poi mi trovo impreparato. La domanda la faccio prima io per togliermi l'impaccio dopo. No, devo dire che sono stata attenta a questo, nel senso che l'ho fatto viaggiare su due piani, cioè il piano delle note e il piano del testo. Quindi chi vuole approfondire ha sicuramente i riferimenti, cioè testi francesi, testi di Madame Bovin con la pagina, andare anche come andarli a trovare, e chi invece non ha il tempo, comunque lo vuol fare dopo oppure non lo vuol fare per nulla, comunque legge la storia dei due personaggi e poi appunto l'intreccio con anche la storia di Francia e la storia di Parigi che va avanti in sottofondo, ma intrecciato sì con loro due, ecco, quindi. Ma questo pensi di pubblicarlo anche in Svizzera? A Lugano, sicuramente in Ticino, sicuramente ci arriva, perché Baldini è diffusa anche in Ticino. Infatti io stavo pensando alla stessa cosa, ma verrà tradotto in francese? Verrà tradotto in francese? È necessario tradurlo. Beh, dopo tutto. Ci aspettiamo. Questo è un suggerimento che lo diamo noi alla casa editrice, quindi... volevo dire una cosa prima su Madame Bovin, quando ha...
ricevuto la laurea in medicina dall'Università di Marburgo. Lei ha scritto, e volevo leggere le sue parole, sono molto belle, che ringrazio con sentimento di rispetto e gratitudine per il grado di dottore in medicina e nell'arte ostetrica che vi siete degnati di conferirmi. E aggiunge: perché se nella distribuzione dei premi si ignora ogni pregiudizio in relazione allo stato, e qua intende come stato lo status, cioè la condizione personale, giuridica, la condizione di ceto, quindi la condizione sociale di partenza, e poi alla patria, dice, e quindi la qualsiasi patria di provenienza, e al sesso, quindi sono stato, patria e sesso, allora, scrive Madame Guevin, ci si dimostra veri filosofi e filantropi. Quindi questo potrebbe è essere una puntuale, lettera, devo dire la verità, che l'ho letta perché siamo nel 1826 e questo è un pensiero assolutamente attualissimo. Ringraziamento della di Madame Bovin alla, quindi insomma le sì, tre di... maggiori, ha preso le tre maggiori discriminanti che sono il mondo sociale, la patria e il sesso, e le ha lì parla addirittura di premio, perché no, non le ringrazio. Io allora a questo punto ringrazierei Paola Cosmacini, ringrazio Stefano Abate che è sempre molto disponibile con noi col circo. Vi invito a comprare il libro e comprarlo, potete comprare anche su internet perché è diffuso anche su internet, quindi per chi c'ha il lettore lo può comprare su internet. Io invece che amo ancora la carta, me ne compro su carta e dovrò assolutamente a questo punto chiamare Paola per chiedergli una dedica particolare anche sulla mia copia. Grazie a tutti e buonasera.